Apriamo un nuovo progetto. Importiamo l'immagine del logo TikTok. Clic sulla pagina e ridimensioniamo. Spostiamo sul livello di sfondo e lo blocchiamo. Diamo un nome al file. Zoom a schermo per lavorare più comodamente. Il logo è formato da una parte di cerchio e alcuni tratti che vedremo dopo. Sono due immagini leggermente sfasate. Cerchiamo di concentrarci su una delle due. Io ho scelto quella color ciano, e individuiamo la linea centrale. Con un tratto più spesso lo vediamo meglio. Strumento la metta e tagliamo un po' oltre il punto ore 12. Dividiamo il tracciato nel punto a ore 3. Eliminiamo la parte che non ci serve e diamo qualche aggiustatina per allineare il tracciato al centro della figura di colore ciano. Selezioniamo il punto terminale da cui far partire il tratto verticale. Strumento penna. E clic con Shift per vincolare l'angolo e restare sulla verticale. Lo spostiamo un altro po'. Diamo uno spessore al tratto per simulare il tracciato finale, così è più facile trovare la posizione giusta. Continuiamo a tracciare con lo strumento penna. Poi con Ctrl-Alt trasciniamo dal centro del segmento, ancora selezionato, per incurvarlo. Qualche sistemata a punti e maniglie. Usiamo il pulsante, espandi tratto. Assicurandoci che lo spessore sia lo stesso del tratto appena disegnato. Nessun riempimento, tratto nero. Abbassiamo un po' i punti in alto. Adesso con un paio di rettangoli e il pulsante, ritaglio interno, tagliamo i due terminali come si vede nel logo. Trasciniamo e poi, senza lasciare il mouse, teniamo premuto Alt. Così duplichiamo il tracciato. Selezioniamoli ambedue e cloniamoli. Poi clic sul pulsante, Interseca. In tal modo otteniamo appunto l'intersezione dei due tracciati, che riempiremo di bianco. Aggiungiamo ciano e rosso all'elenco dei colori. Li applichiamo ai due tracciati principali. Eliminiamo la linea. Ora mettiamo il cerchio nero. E poi lo spostiamo dietro. A questo punto il logo è disegnato, possiamo sbloccare il livello di sfondo e cancellare l'immagine.